Ciao a tutti amici di Panegrafica da Pietro. Oggi impareremo a regolare la larghezza delle tracce dei nostri disegni grazie allo strumento larghezza. Partendo quindi da due figure semplici, questa del cerchio e del quadrato che potete vedere sulla sinistra, arriveremo a modificare la traccia in questo modo. Partiamo subito quindi dal modificare la traccia del cerchio. Selezioniamo lo strumento larghezza e ci portiamo sui punti di ancoraggio della nostra traccia. Clicchiamo, teniamo premuto e come vedete verrà allargata soltanto nel punto desiderato. Stessa cosa possiamo fare con questo quadrato. Passiamo ora ad una forma più complessa, realizzata con lo strumento matita, dove andremo a modificare lo spessore non soltanto in un punto di ancoraggio specifico, bensì in molteplici punti. Allarghiamo quindi la parte inferiore della nostra R, andando poi a modificare una seconda sezione, in questo modo. Potremo poi continuare ancora per il resto della nostra forma a modificare quanti più punti di ancoraggio desideriamo. Per questo tutorial è tutto, alla prossima!